Ciao ragazzi, avete visto? Oggi abbiamo un altro ospite d'onore. Lei è Tiffany e insieme prepareremo tre tipi di hummus. Sai Tiffany che cos'è l'hummus? È una salsa a base di ceci. Scoprite le nostre tre idee. Eccoci qua, ho portato giù Tiffany che era un po' stanca, mi sono lavata le mani e adesso pronta per la preparazione. Prima facciamo la base del nostro hummus classico. L'hummus è una salsa perché si prepara con dei ceci cotti, con l'olio, una salsa tahina, ovvero una salsina preparata con dei semi di sesamo che vengono prima tostati delicatamente e poi frullati con un goccino di olio fino a formare questa salsa densa, appunto, l'aglio, il limone e il sale. C'è chi ci mette il pepe e anche il cumino. Noi invece facciamo la base proprio classica e frulliamo tutto. Poi divideremo la base dell'hummus e in un terzo metteremo della rucola, in un terzo della zucca e nell'altro terzo della farina di castagne. Potete partire da ceci in scatola oppure da ceci secchi. Se partite dai ceci secchi, che vi consiglio, dovete però lasciarli in ammollo una notte, successivamente cambiare l'acqua di ammollo e cucinarli per circa 50-60 minuti fino a quando diventano belli morbidi. Qua all'interno aggiungiamo la salsa tahina, che può essere appunto più o meno densa in base al tipo di salsa tahina che trovate, o altrimenti potete anche prepararla in casa. Aggiungiamo del succo di limone, un po' di sale, l'acqua. Ne aggiungiamo un po' per volta, 3 cucchiai di olio e, se vi piace, l'aglio. Frulliamo! Dunque abbiamo ottenuto questa consistenza, per me proprio quella ideale, non troppo densa ma nemmeno troppo liquida. Ne ho prelevato un terzo, l'ho lasciato all'interno del nostro becher. Aggiungiamo la farina di castagne e frulliamo. Questo è il primo hummus con farina di castagne. Che meraviglia! Ci aggiungiamo un po' di pepe, un po' di prezzemolo e un giro di olio. E voilà! Secondo tipo di hummus con la zucca, quindi ho tagliato semplicemente la zucca e l'ho cotta a vapore per circa 10 minuti, quindi senza condimento. La versiamo all'interno del becher con un altro terzo di hummus e, indovinate un po', frulliamo! Secondo tipo di hummus alla zucca. Questo è il risultato. Serviamo con un po' di semi di zucca e un giro di olio. E voilà! Ultimo tipo di hummus, ultima parte di hummus appunto, e ci mettiamo della rucoletta, un po' di acqua e frulliamo. Eccolo qua il nostro hummus verde. Ci mettiamo un po' di rucoletta, la rompiamo un pochettino. Fantastico! E un po' di olio sopra. Eccole qua le nostre tre varianti di hummus, una più buona dell'altra. Potete utilizzarle come antipasto da servire insieme a del pane tostato, oppure potete realizzare delle piadine farcite, ma addirittura potete sfruttarlo per condire la pasta. Potete anche cambiare gusto e realizzare ad esempio un hummus di avocado molto più cremoso e consistente, oppure anche un hummus di barbabietola. Io sono andata a recuperare anche la nostra Tiffany. Tiffany, quale ti piace di più? Chissà
chissà se anche lei mangerà l'hummus. Dopo glielo facciamo assaggiare, vero? Sì. Ciao ragazzi, dai, saluto a tutti. Ciao, ciao, ciao. Adesso la porto a nonna. Ciao.